Questione 18, e con la questione 18 concludiamo quello che dovevamo dire in riferimento al moto della creatura razionale verso Dio e nello specifico per quello che riguarda la speranza intesa come virtù teologale. Il soggetto della speranza. Dunque, facciamo così, vediamo subito il detto come al solito. La speranza non risiede dalla volontà, è evidente che Tommaso ritiene che risiede nella volontà la speranza, è un atto di volontà. Per capire però qui la risposta bisogna ricordare alcune cose e andare subito al respondeo. La filosofia scolastica dietro le orme di Aristotele, quindi il riferimento è Aristotele. Notate anche qui l'umiltà di Tommaso, perché qui siamo nel campo della psicologia. E quindi prende come buono il pensiero di Aristotele, filosofo scienziato. Secondo la filosofia scolastica, quindi, che fa riferimento ad Aristotele, si riscontra nell'appetito sensitivo due facoltà distinte. Ne abbiamo già parlato. Parte prima, questione 92, articolo 5. Il concupiscibile e l'irascibile. Il primo ha per oggetto il bene di ordine sensitivo e di riflesso il male sensibile da fuggire. Concupiscibile. Cosa può essere? Un gran desiderio di mangiare un bel piatto di pasta asciutta. È evidente che nel momento stesso in cui io scopro che una vipera è velenosa, bene, quello è un male che il concupiscibile mi porta a fuggire. Sempre l'appetito sensitivo ha per oggetto il bene, quindi è l'irascibile, arduo e indirettamente il male, imminente e difficile da superarsi. Il bene arduo, ma cosa potrebbe essere il bene arduo? Anche solo il conseguimento di un diploma, il conseguimento di una conoscenza, una conoscenza artistica, sul piano artistico, artigianale, una fatica che ci si programma per raggiungere un obiettivo. Insomma, poi tutto è abbastanza relativo, perché anche il piatto di pasta asciutta, voi capite, potrà essere semplice per me, ma per il poveretto che non ha neanche il minimo per sostenersi, diventa anche questo un oggetto difficile da ottenere, arduo da ottenere. Comunque a noi interessa questo, che c'è un appetito sensitivo che ha due facoltà distinte che noi definiamo concupiscibile e irascibile. Andiamo subito a rispondere. A volte io salto queste argomentazioni, salto anche il set contra, perché alla fine la chiarezza, non sono un patito di San Tommaso, però la chiarezza io la trovo qui nella argomentazione tomista. Gli abiti sono conosciuti dai loro atti. Ora, l'atto della speranza è un moto della parte appetitiva, avendo il bene per oggetto, quindi un impulso che tende ad un bene. Ma trovandosi nell'uomo due tipi di appetito, e qui ci sono tutti i riferimenti, quello sensitivo che abbiamo già visto, testè, che si divide in irascibile e concupiscibile, e quello intellettivo che si chiama volontà, i moti analoghi che nell'appetito inferiore sono accompagnati dalla passione, in quello superiore sono senza le passioni. Quindi noi abbiamo visto che c'è un appetito sensitivo
il concupiscibile, è un appetito che va al di là del concupiscibile, è intellettivo. E questo appetito non conosce la passione e non è toccato dalle cose sensibili. Questo non vuol dire che le cose sensibili non siano importanti. Sono importanti perché noi siamo fatti di anima e di corpo, per cui anche le cose sensibili sono importanti, e ne abbiamo appena parlato nella questione precedente, perché si devono porre per permetterci di conseguire anche il fine ultimo. Non posso io conseguire il fine ultimo se non vivo questa mia vita, che è stata, lo ripeteremo tante volte, glorificata, rivalutata non alla maniera di certe filosofie greche, ma rivalutata dal Cristo che si incarna, prende questo corpo, vive in questo spazio, vive in questo tempo, e quindi in qualche modo riscatta con la sua persona quella natura corrotta. E non venite a dire che la natura dell'uomo non è corrotta, perché basta analizzare quello che l'uomo ha fatto, fa e continua a insistere in quella prospettiva di impenitenza, che è un peccato, abbiamo visto, contro lo Spirito Santo, e insistenza, no? Perciò non c'è dubbio che questo mondo è un mondo corrotto, è in mano a Satana, la luce venne in questo mondo e il mondo non la riconobbe. Però Dio in Cristo riscatta questo mondo, per chi vuole essere riscattato, evidentemente. Perciò, importante l'irascibile, importante il concupiscibile, però sono delle facoltà che toccano l'aspetto sensitivo. La volontà, invece, senza passioni, è l'appetito superiore, quello intellettivo. Ora, gli atti della virtù, della speranza, non possono appartenere all'appetito sensitivo. Poiché il bene che è l'oggetto principale di questa virtù non è un bene sensibile, ma è il bene divino. Ritorna nuovamente sempre la vecchia storia. Fammi vedere dove Dio. No, Dio non appartiene al mondo sensibile. Ci vuoi credere? Credici e troverai ristoro. Non ci vuoi credere? Fa quello che vuoi. Dunque la speranza risiede nell'appetito superiore, cioè nella volontà, non già nell'appetito inferiore al quale appartiene l'irascibile. Ecco perché non possiamo pensare che la speranza sia guidata dall'irascibile. L'irascibile, per quanto sia superiore al concupiscibile, rimane pur sempre legato all'aspetto sensibile. E insisto, anche l'aspetto sensibile non deve essere disprezzato, perché è importante. Noi siamo fatti di materia, noi non siamo angeli. Allora, ecco che abbiamo già una risposta alle obiezioni. Oggetto della speranza è bene arduo, non c'è dubbio. Ora, l'arduo non è oggetto della volontà, ma dell'irascibile. Sì, se è un bene sensibile, ma la speranza ha come oggetto Dio, che non è un bene sensibile, non cade sotto i nostri sensi. Vediamo l'argomento 3. Una facoltà non può emettere simultaneamente due atti. L'intelletto, per esempio, non può intendere simultaneamente più cose, non è vero, vedremo che bisogna, e l'abbiamo anche questo, è un argomento che abbiamo chiarito. Ora, dal momento che l'atto della carità appartiene senza dubbio alla volontà, non può appartenere a questa l'atto della speranza, e quindi la speranza non risiede nella volontà. Perché? Ma perché non ho sottolineato invece la cosa più importante da sottolineare, perché la volontà guida già la carità. Quindi, come può, si chiede l'argomentazione, la speranza essere guidata dalla volontà, dalla facoltà volitiva superiore, quando la facoltà volitiva superiore guida già la carità? E fa l'esempio dell'intelletto, che non può intendere simultaneamente più cose. Non è vero, l'intelletto può intendere simultaneamente più cose quando queste cose sono collegate tra loro. L'avevamo fatto l'esempio. Se io rifletto sul
teorema di Pitagora, proprio perché la cosa fa riferimento a un triangolo, alla somma interna a 180 gradi, ai lati, all'angolo retto, ai cateti, all'ipotenusa, vedete che l'intelletto può simultaneamente intendere più cose perché queste cose sono collegate assieme. La stessa cosa si può dire per la speranza. Vediamo cosa ci dice Tommaso. Il moto della speranza e il moto della carità sono ordinati tra loro. L'abbiamo visto nella questione 17, articolo 8. Sono ordinati tra loro. Vi ricordate che abbiamo fatto quell'esempio? La speranza che a un certo punto punta su un utile immediato. Poi, approfondendo questo utile, ecco che questo utile viene informato dalla specie dell'amore, della carità, che a un certo punto perfeziona l'atto della speranza. Quindi le due cose si collegano, si collegano. La vera speranza teologale, non imperfetta, non ancora informe, e la carità si richiamano, perché la speranza, per non essere un atto informe, deve alimentarsi di quella carità che a un certo punto conosce nella prospettiva della fede e della speranza. Perciò niente impedisce che possano appartenere ad un'unica potenza, al pari dell'intelletto, il quale è in grado di intendere simultaneamente più cose ordinate tra loro, ricordatevi, Pitagora e tutti gli altri concetti legati appunto a quel teorema, come abbiamo visto appunto nella prima parte. E qui, come vedete, facciamo sempre riferimento a quegli argomenti che abbiamo già trattato analiticamente in altre occasioni. Andiamo all'articolo 2. Sembra che la speranza si trovi ancora nei beati. Io direi, come al solito, partiamo dal sed contra. Scrive Paolo: chi già vede una cosa, che spera più? Se io parto per il Monviso con la speranza di godermi uno spettacolo del tramonto, e sono là che me lo godo, e lo vedo, lo conosco, che spero più? Ce l'ho davanti agli occhi. Ora, i beati godono la visione di Dio, che è appunto l'oggetto della speranza. Dunque, in essi non esiste più la speranza. È chiaro anche il pensiero di Tommaso. Eliminato ciò che dà la specie ad una cosa, l'oggetto, la specie svanisce. Eliminato l'oggetto della speranza, perché non è più oggetto di speranza, ma è una presenza, che garantisce tutto quello che accompagnava la speranza, è evidente che viene meno anche la speranza. La speranza riceve la specie dal suo oggetto principale, la beatitudine eterna, ma esso ci sono nella beatitudine eterna, perché ormai, per quale mai motivo dovrei sperare? Ecco perché vi dicevo nell'altra questione, molto spesso legati ai sensi, legati al concupiscibile, legati all'irascibile, noi pensiamo che la beatitudine sia già in questo mondo. Poi basta una delusione d'amore, poi basta una malattia non grave, poi basta un tracollo finanziario e abbiamo la crisi esistenziale. Abbiamo i suicidi, abbiamo i depressi, abbiamo i disperati. È evidente. Se noi abbiamo messo da parte la speranza come impulso intellettuale verso l'oggetto specifico che è Dio, scopriamo di vivere per il nulla, di esserci per il nulla. Quando la beatitudine non è oramai più futura, ma presente, la virtù della speranza non può sussistere. Non peraltro Paolo scrive, la fede e la speranza passeranno,
ma la carità non passerà mai. Questo amore che unisce la creatura al creatore. Ecco allora che crollano le varie argomentazioni, e la prima, vi dico sinceramente, non mi piace. Perché? Perché c'è di mezzo, lo vedremo poi nell'ultima parte dell'opera di Tommaso, c'è di mezzo il Cristo. E difficilmente noi riusciamo a intendere come possa una natura umana trovarsi nella stessa persona con la natura divina. Infatti su questi argomenti si discusse moltissimo. Ario, che accettava solo la natura umana, Eutiche, che accettava solo la natura divina, Nestorio, che accettava la natura umana e la natura divina per le due persone, e alla fine il Concilio di Nicea che decide per una sola persona e due nature. Quando io mi sono sentito in una predica un sacerdote che diceva, ma poverino, lo faceva con estrema ingenuità, ma non pensiamo che il Cristo bimbo fosse già consapevole del suo ruolo, della sua divinità. Com'è possibile? Era pur sempre Dio. Umanamente forse non era consapevole, ma visto che c'era anche la natura divina, noi non possiamo concepire come in riferimento a Dio, come possa in una persona concentrarsi due nature. Quindi questa prima argomentazione non mi piace, tuttavia la leggo. Cristo fin dall'inizio del suo concepimento fu un perfetto conoscitore, perché c'era la natura divina, quindi conosceva perfettamente, perché è Dio. Dio conosceva se stesso, è onnisciente, abbiamo definito tante volte così. Ora, egli aveva la speranza. La speranza di che, se era onnisciente? Poiché, stando alla glossa, che mi sono dimenticato di mettere in evidenza, sono attribuite a lui quelle parole del Salmo 31. In te, Signore, io spero. Dunque, nei beati può esserci la speranza. Cristo era Dio, quindi era beatitudine. E come poteva sperare sempre che si voglia necessariamente attribuire questo versetto del Salmo 31 a Cristo? La risposta è che quella era la speranza dell'uomo, della natura umana. Però ripeto, non mi piacciono queste lucubrazioni. Cristo, pur essendo conoscitore, cioè pur conoscendo tutto e per tutto se stesso, perché è l'onnisciente, abbiamo detto, e quindi beato, perché non può non essere beato chi conosce se stesso nella sua onniscienza, nella sua onnipotenza, per la fruizione di Dio, perché c'era la natura umana, tuttavia era simultaneamente un viatore, era un uomo, era figlio dell'uomo. Vi ricordate quando abbiamo parlato dei peccati dello Spirito Santo? Potete dire tutto quello che voglio, saranno perdonati i peccati contro il figlio dell'uomo, ma contro il figlio di Dio voi bestemmiate direttamente Dio e lo Spirito, per la passibilità della natura assunta, cioè la natura umana. Perciò allora egli poteva sperare la gloria dell'impassibilità e dell'immortalità per l'aspetto umano, però non nel senso che avesse la virtù della speranza, proprio perché era presente la natura divina, la quale ha come oggetto primario non la gloria del corpo, ma la fruizione di Dio. Quindi sì, ci poteva anche essere una speranza, ma non come la stiamo intendendo noi. Io direi, abbiamo letto questo pensiero, abbiamo visto la risposta, però non andiamo ad imbarcamenarci in argomenti così complessi, così difficili, così ardui, così astrusi, forse più astrusi che ardui. Andiamo alla seconda obiezione, che invece è interessante. Come è un bene arduo
Il conseguimento della beatitudine lo è pure la continuazione. Perciò, dopo aver raggiunto la beatitudine, possono sperare i beati la continuazione di essa. Ma se uno ha raggiunto la beatitudine e quindi ha raggiunto anche la conoscenza di Dio, sa perfettamente che non c'è più un prima, un presente e un dopo. Tutto si prospetta nella vita eterna. E quindi non c'è da mettere in dubbio la continuazione, perché ormai le cose si vedono faccia a faccia, ed è questa la risposta. La continuazione della beatitudine non ammette distinzione di presente, passato, futuro. Perciò i beati non hanno la speranza di questa continuazione della beatitudine, hanno la certezza, perché là non è soltanto il culmine della speranza, ma è anche il culmine della fede. Quella fede che non è più necessaria perché c'è la visione, e nella visione si capisce che la continuazione c'è, come ci sarà la risurrezione dei corpi, ma ne hanno la stessa realtà, poiché in essa manca l'aspetto di cosa futura. Andiamo al 3. I beati che sono nella patria sperano la beatitudine degli altri, diversamente non pregherebbero per loro. Quindi nei beati può esserci la speranza. In questo caso, dice Tommaso, non la possiamo più chiamare speranza. Questa è carità. Continuano a sperare la beatitudine degli altri, ma non con la virtù della speranza, bensì con l'amore della carità. Ultimo, le anime dei santi che sono nella patria aspettano ancora la gloria del corpo, come appare nelle parole dell'Apocalisse. Dunque, la speranza può trovarsi nei beati, ma è ben poca cosa la gloria del corpo rispetto alla gloria dello spirito, anche perché l'oggetto della speranza era la propria vita eterna, non necessariamente la gloria del corpo. E poi siamo sempre lì, nel momento stesso in cui la speranza ha raggiunto l'oggetto della propria l'oggetto che lo ha trascinato il credente su quella strada, ha colto anche l'oggetto della verità, della fede. E quindi anche se Dante ci dice che la gloria e la gioia sarà più piena con il ricongiungimento dello spirito col proprio corpo, così dice Dante, nella conoscenza che non è più di fede, ma è una conoscenza attuale, e nel godimento della vita eterna, che non è più un oggetto della speranza, ma è un godimento attuale, c'è già programmato con certezza la risurrezione dei corpi. Perciò, essendo la speranza una virtù teologale avente Dio per oggetto, l'oggetto principale di essa è la gloria dell'anima, che consiste nella fruizione di Dio, non la gloria del corpo. La gloria del corpo è una cosa minima a confronto della gloria dell'anima, e sia perché chi ha la gloria dell'anima possiede già la causa della glorificazione del corpo, ma la possiede perché allo stesso tempo, avendo raggiunto l'oggetto della propria speranza, ha raggiunto anche l'oggetto della sua fede, e quindi conosce ormai con certezza quello che dovrà essere, che è un dover essere al futuro, perché effettivamente anche come per gli angeli abbiamo visto c'è una successione, ma è un dover essere non più in una prospettiva di passato, presente e futuro, ma di un eterno presente, visto che stiamo parlando di vita eterna. Articolo 3. Ci eravamo chiesti se coloro che hanno raggiunto i beati l'oggetto della loro speranza si trovassero ancora nella condizione di sperare, e abbiamo visto che la risposta è assolutamente negativa, ma è assolutamente negativa anche in riferimento ai dannati. Vediamo. Sono sempre nel dubbio se
prima partire con le argomentazioni ma partiamo sempre col cuore, nel cuore della questione. La speranza causa la gioia. Secondo l'espressione paolina, godendo nella speranza. Ma questo capita anche per le cose umane, eh? Quando si desidera, sia nel concupiscibile che nell'irascibile. C'è gioia quando manca la gioia quando manca ogni speranza. Ora, i dannati non sono nella gioia, ma nel dolore, nel pianto, poiché sta scritto: i miei servi canteranno per la gioia del cuore, e voi griderete per il dolore e nella costernazione del vostro spirito urlerete. Dunque la speranza non si trova nei dannati. Proprio perché la speranza dà gioia. Per una vera e perfetta beatitudine si richiede che uno sia certo della propria durata di essa, altrimenti la volontà non può quietarsi. Ecco perché molto spesso oggi troviamo chi vive nell'abbondanza, nel successo, e a un certo punto, in modo molto strano, si ritira a una vita, di preghiera religiosa, perché, si rende conto, si è reso conto, che tutto quello che noi abbiamo, per quanto sia importante, denaro, casa, successo, lavoro, anche se, fate bene attenzione, tutte cose, più che, oneste, no? Però tutto passa. E quindi la speranza dell'uomo che tende all'infinito, ecco tutta la storia presente, dello spirito di tanti artisti, questa tensione anche di quegli artisti non credenti, vi ricordate Leopardi, vi ricordate i Crepuscolari, vi ricordate i Poeti Maledetti, questa tensione, di infinito che naturalmente io un credente non trovo una risposta e che, ma anche Pascoli, Decadente, che rimane nel cuore come un eterno interrogativo, una eterna, ricerca, rende tristi perché non ha una risposta. Dove invece la risposta c'è la gioia. Io ho già, confessato questa mia esperienza e ve la riconfesso di nuovo. Mia moglie ha tenuto per tanti anni purtroppo un albergo che ha fatto un po' impazzire tutta la famiglia, perché oggi come oggi queste attività sono terribili. Io ho visto, che mia moglie ebbe a accogliere dei gruppi di giovani, 20, 30, 40. Questi qua si portavano dietro, sigarette, cassette di liquori, di vino, strafacevano, non diciamo altro, no? Perché poi io ebbi ad intervenire e dissi a mia moglie: adesso basta, questa gente non la voglio qua, non la voglio più. Il giorno dopo si vedevano questi giovani che, giravano come degli zombie, magari ancora qualcuno con la sigaretta appiccicata sulle labbra, ma tristi, ma di una tristezza incredibile. E la cosa, anche perché erano, giovani che potevano anche essere miei alunni di liceo, mi faceva soffrire. Altre volte, mia moglie nell'albergo ebbe a accogliere, dei gruppi evangelici, altre volte perché non siamo in zona cattolica, quindi sono i cattolici che hanno le infrastrutture. Quindi evangelici, oppure valdesi, si ritrovavano, cantavano, andavano via che erano felici, pieni di gioia, sorridenti, e volevano fare fotografie, chiamavano mia moglie, cioè le due prospettive, la prospettiva mondana, che non dà speranza, e porta soltanto alla fine insoddisfazione, al di là di quel fuoco fatuo, e chi invece si nutre di qualche cosa che è vita.
la vita che ci propone Cristo. Sono due prospettive differenti, no? Per cui noi possiamo dire che la perfetta e vera beatitudine ci dà una certezza di continuità, altrimenti la volontà non può quietarsi. La condizione di infelicità dei dannati implica il fatto di conoscere che essi sono nell'impossibilità di evadere la pena, quindi non possono più sperare e di raggiungere la beatitudine. E in Giobbe leggiamo, non ha fiducia di potersi ritrarre dalle tenebre alla luce. Perciò nei beati e nei dannati non può esserci la speranza. Può trovarsi invece nei viatori. Chi siamo? Chi sono i viatori? Beh, è la chiesa peregrinante, no? Non la chiesa trionfante, perché la chiesa trionfante è la chiesa dei beati, ma la chiesa peregrinante, così come la chiesa purgante. Sia in questa vita che nel purgatorio, poiché costoro possono concepire la beatitudine come un bene futuro raggiungibile. Adesso vediamo le obiezioni. Il diavolo è dannato, è capo dei dannati, come risulta da quelle parole evangeliche che sono terribili, proferite da Cristo, no? Cristo perdona tutti, è misericordioso. Guardate che non è così, eh. Non fatevi ingannare da questi discorsi. Andate maledetti, e sta Gesù facendo riferimento all'uomo, non agli spiriti malvagi, andate maledetti nel fuoco eterno che è preparato per il diavolo e i suoi angeli. Ma nel diavolo non manca la speranza, perché c'è anche scritto, la speranza di lui rimarrà delusa. Però bisogna vedere di quale speranza si tratta. Qual è questa speranza? L'affermazione va riferita alla speranza con la quale egli conta di ottenere vittoria sui santi, come sembrano indicare le parole precedenti, ha fiducia che il Giordano si riversi nella sua bocca, ma questa non è la speranza di cui parliamo. In parte, Satana è riuscito a corrompere il genere umano nel peccato originale. Però ecco che il Dio di amore dà una possibilità ancora maggiore all'umanità, fino al punto che l'umanità per adozione può definirsi figlia dell'Altissimo. Ma la speranza del diavolo non è venuta meno, continua ad ingannare l'umanità e spera di poterla trascinare dalla sua dannazione, ma questa non è la speranza di cui stiamo parlando. La fede informe, ne abbiamo parlato della fede informe, quella senza le opere, può trovarsi nei demoni e nei dannati, come appare da quel detto di Giacomo, i demoni credono e tremano. I demoni credono, è certo, sono puro intelletto, e proprio perché credono conoscono la loro situazione. Dunque nei dannati può esserci anche la speranza informe, come c'è la fede informe. Tommaso lo esclude e fa riferimento ad Agostino. La fede ha per oggetto cose buone e cattive, cose passate, presenti e future. Lo troviamo nella Bibbia, troviamo il tutto nella dottrina, nella storia della Chiesa, nel Catechismo. Cose proprie e cose altrui. Non è così per la speranza. La speranza si limita alle cose buone, future, riguardanti il soggetto, che è la vita eterna, la vita di beatitudine. Perciò nei dannati può esserci la fede informe, ma non la speranza informe, poiché i doni di Dio non sono per essi raggiungibili del futuro, ma del tutto negati. Vediamo l'ultima obiezione. Poiché sta scritto, se un albero cade a mezzodì o a settentrione, là dove cade ivi resterà. Qui c'è diciamo, analogia. Un uomo muore, ma fino a quel momento ha
anche se poi si danna, ha avuto speranza. E allora dovrebbe conservare questa speranza anche in un'altra dimensione, anche in un'altra vita. Questa è l'obiezione sostanzialmente che è presente in questa obiezione. Ora, molti di quelli che si dannano hanno avuto in vita speranza, senza mai disperare. Perciò avranno la speranza anche nella vita futura. Bisogna vedere innanzitutto speranza in chi e su che cosa. E poi bisogna vedere se questa speranza è stata accompagnata da una vita conforme alla volontà di Dio. Altrimenti capite che questa speranza diventa addirittura un peccato contro lo spirito, no? Una presunzione, perché come posso pensare di salvarmi se io non conformo le mie azioni alla volontà divina? Perciò chi ha sperato, e lo vedremo nell'ultimo articolo, non c'è dubbio, avrà la ricompensa, sempre che questa speranza sia accompagnata dalla carità e dal conformarsi alla volontà divina. Ripeto, sperare in qualche cosa senza mettersi in sintonia attraverso la fede con quello che l'Onnipotente vuole da noi è qualcosa di addirittura grave, è un peccato contro lo spirito, è il peccato di presunzione di cui abbiamo già parlato. Vediamo l'ultimo articolo, che è il 4. Sembra che la Chiesa peregrinante, che qui definisce la Chiesa dei Viatori, non possegga la speranza con certezza. E infatti la prima obiezione ci dice: la speranza risiede nella volontà. Ora, la certezza non appartiene alla volontà, ma all'intelletto. Dunque la speranza è priva di certezza. Già nella prospettiva umana noi abbiamo un rapporto tra intelletto, se vogliamo chiamarla speranza, in questo caso sarebbe il concupiscibile che ha come oggetto l'arduo, in uno stretto rapporto. Cioè, facciamo sempre degli esempi molto pratici: chi conosce perfettamente le proprietà di un triangolo rettangolo ha la speranza, conoscenza, ha la speranza poi, naturalmente chi conosce le operazioni, i rapporti tra le misure dei cateti, dell'ipotenusa, chi poi ancora di più ha delle conoscenze di coltivazione adeguate, può permettersi di avere una certa speranza, una speranza certa su come coltivare un campo, sulla sua produzione, un campo a figura triangolare, di un triangolo rettangolo, e calcolare anche con una certa precisione i possibili guadagni e i possibili raccolti. La stessa cosa vale per la speranza. Infatti, dice Tommaso, la certezza può trovarsi in una cosa in due maniere. Essenzialmente, essa si trova nella facoltà conoscitiva. Essenzialmente. È la facoltà conoscitiva che conosce con certezza. Però, per partecipazione, la speranza, che fa riferimento a questa certezza, è egualmente certa, partecipa della conoscenza, ma partecipa anche della certezza su cui si fonda la fede. Ed è così che la speranza tende anch'essa con certezza al proprio fine, partecipando in qualche modo della certezza della fede che risiede in una facoltà conoscitiva. Quindi, indubbiamente
ed essenzialmente la certezza si trova in una facoltà conoscitiva, ma poi la speranza che fa riferimento a queste conoscenze diventa ugualmente con l'attributo della certezza perché partecipa della certezza che ci propone e ci garantisce la fede. Come sopra abbiamo ricordato, la speranza deriva dalla grazia e dai meriti. Ma in questa vita non possiamo conoscere con certezza di avere la grazia, secondo le spiegazioni date. Quindi la speranza dei viatori non ha la dote della certezza, ma non è vero, perché la fede ci dice il contrario. Sulla divina onnipotenza e misericordia si fonda la nostra speranza, con la quale può conseguire la grazia anche a chi non la possiede ancora, in modo da giungere alla vita eterna. Ora, chiunque abbia la fede, però è questa la condizione, non posso passare alla speranza senza avere la fede. La fede ha certezza dell'onnipotenza e misericordia di Dio. La fede ci rivela che c'è un Dio che si è presentato come onnipotente e misericordioso. Quindi, perché mai dovremmo dubitare di quella grazia, di quell'aiuto che Dio ci garantisce con la sua onnipotenza e con la sua misericordia? Non ce n'è motivo. Andremmo a cozzare contro la verità che abbiamo conosciuto attraverso la fede. Gesù ha accolto tutti, no? Gli apostoli hanno accolto tutti. La parola del Vangelo si è aperta a tutti. Andate, battezzate, chi accoglierà questo messaggio, chi accoglierà le mie parole, sarà salvo. Vedete dunque come ci si prospetta, no? Poi ci abbiamo ancora il 3, che io non ho capito perché non ho sottolineato, non può esserci certezza di ciò che può mancare. Ora, molti viatori che hanno la speranza mancano di raggiungere la beatitudine, dunque la speranza dei viatori è priva di certezza. Ah, io forse qui non l'ho sottolineato perché ripeto un po' il pensiero dell'articolo precedente. C'è chi ha avuto speranza ma non ha la certezza. Perché? Ma è molto semplice, perché ha cozzato contro il peccato. Io non posso avere una speranza certa se la mia vita non si adegua alla volontà di Dio. E questo noi lo conosciamo attraverso la fede. Vi ho detto prima che la fede ci mette in chiaro le cose passate, presenti e future. La fede ci mette in chiaro le cose belle e le cose brutte. La fede ci rivela quello che il popolo del Signore ha fatto nel bene e nel male e le conseguenze di questo bene e di questo male. Ci parla e ci garantisce la verità attraverso la bocca del Verbo incarnato. Ora, io posso aver avuto anche una speranza, però non ho adeguato la mia vita alla fede, e allora è proprio a causa della mancanza di un libero arbitrio rivolto alla salvezza, e questo è il peccato, che pur trovandosi una pennellata di speranza, questa speranza non può raggiungere la beatitudine. A conclusione, il maestro delle sentenze cosa ci dice? La speranza è l'attesa certa della futura beatitudine. E ciò si può arguire dalle parole di Paolo: so in chi ho riposto la mia fiducia. Perché lo so? Perché l'ho conosciuto. Ho conosciuto chi è Dio. Ho fede in lui e sono certo che egli ha il potere di conservare il mio deposito. Quindi la speranza alimentata dalla fede, perfezionata dalla carità.